siamo con l'assessore Gea Arcella. Oggi insomma comincia la prima tappa per la restituzione del caffè Contarena alla città. Sì, con oggi si sono chiusi i lavori di restauro, siamo molto felici anche perché, come avete visto, è stato un restauro particolarmente curato, sono riemersi elementi che erano spariti per il fumo, per ovviamente gli elementi che normalmente ci sono in un bar, e quindi sì, c'era stata anche una perdita di quello che era la bellezza del locale. E adesso siamo molto contenti del lavoro che è stato fatto. Il mio ringraziamento va ovviamente alla ditta che ha curato il restauro e a tutti i nostri uffici che si sono adoperati e hanno seguito tutti questi lavori. Siamo con Francesca Malatesta, una delle referenti della ditta LAR, che si è occupata insomma del restauro del caffè Contarena. Oggi viene diciamo presentato insomma l'intervento che è stato eseguito, e quindi le chiediamo un po' quali sono state le difficoltà e cosa potranno vedere insomma i futuri clienti del locale. Le difficoltà sono state anche logistiche, perché con i traballi ci siamo potuti muovere diciamo fino a un certo punto, perché poi c'era il bancone, per cui abbiamo dovuto anche mettere un ponteggio per arrivare al soffitto, tutta la zona sopra il bancone, quindi proprio logistica, come muoversi all'interno di uno spazio già arredato. Ecco, quali sono un po' i valori aggiunti del restauro? Cosa è riemerso? Beh, per esempio io non avevo mai notato, nonostante che sono udinese, venivo spesso al Contarena, tutte le teste dei leoni, che poi hanno un motivo, uno ha le fauci chiuse, uno ha le fauci aperte, quindi non li avevo mai notati proprio, e forse non si vedevano perché erano veramente coperti da uno strato di sporco, di fumo, di polvere. E le colonne centrali sono nella loro bellezza, erano tutte anche quelle proprio coperte dallo sporco che negli anni si era accumulato, quindi abbiamo detto fumo, polveri, e poi essendo una cucina, un ristorante, quindi anche sì, materiali aggiunti di certo, vapori e quant'altro. E trovo che il risultato è molto soddisfacente, anche perché siamo riusciti a conservare il colore originale, no? Quindi quello è recuperare anche tutti i filetti dorati che potete vedere, tutti i metalli a sbalzo argentati sono stati puliti e anche protetti per una futura manutenzione. Ecco, noi ci teniamo molto a mettere anche tanto protettivi perché il nostro restauro dura nel tempo.